Qui dove siamo? Allora, qui siamo alla frazione San Michele di Alessandria. È un quartiere che è stato duramente colpito durante l'alluvione del 1994. E in quell'epoca era l'acqua del Tano che era giunta qui a San Michele, unita a quella del Rio Loreto che passa proprio qui a fianco. Il rio in questo caso non riesce più a scaricare nel fiume Tanaro in modo adeguato perché riceve tutta l'acqua della collina e inevitabilmente è straripato e l'acqua sta raggiungendo proprio il centro abitato. Ci sono già al momento attuale delle famiglie che hanno l'acqua direttamente nelle case e purtroppo la situazione non è bella perché sta peggiorando di ora in ora. Quindi vi preparate a passare una notte? Sicuramente, già da praticamente da questa mattina che siamo qui in strada e speriamo che le fognature possano reggere e poi che qualcuno ci aiuta da lassù. Io abito in via Torre. E com'è la situazione? La situazione è drammatica e purtroppo posto rio la Vassina che c'è, siamo tutti a bagno, cosa vuol fare? Non c'è niente a fare. Domani toglieremo poi la M, o dopo domani, quando avrà finito di venire giù questo disastro che... io non so che Spinetta, essendo una frazione dove ci sono i soldi perché ci sono le industrie, che il comune di Alessandria non provveda a fare qualcosa nel 2020. Mi sembra abbastanza strano questa cosa qua, con quest'acqua che poi non è acqua, è di più, che è meglio che non dica quello che c'è, che possiamo immaginare tutto quello che c'è. Quindi lei dice dopo l'acqua arriva il fango? Lei è stato gentile, educato, ha detto fango, è marrone come il fango. Ma cosa vi hanno detto l'autorità? Niente. Niente? No. Ma lei ha l'acqua in casa? No, non ho l'acqua in casa, abito qua. Però la strada si fa sfondando qua. Si vede. Il controllo si sta cercando di superare l'emergenza, dare assistenza a 360 gradi ai cittadini. E purtroppo non è che possiamo fare o chiudere i rubinetti. Ce la facciamo, grazie alla collaborazione di tutti, siamo una grande squadra, ci aiutiamo a vicenda.